Desidero con voi fare una breve riflessione. È la prima celebrazione da parroco che faccio con voi e questa celebrazione la offriamo per tutte le persone, per il popolo santo di Dio di questa comunità parrocchiale, di questa comunità che insiste in questo territorio, perché sia benedetta dal Signore e ciascuno possa ricevere da Dio quell'abbraccio benedicente di cui ha bisogno. E quanto opportuna la parola di Dio ci viene oggi in aiuto. L'Evangelista Marco, nel capitolo secondo, ci parla della guarigione di questo paralitico che è in Cafarnao. Cafarnao è una bella cittadina, se andrete in Terra Santa vi colpirà molto perché sono stati fatti degli scavi e lì è stata trovata una delle sinagoghe più belle dei luoghi santi al tempo di Gesù, e poi lì c'è anche la casa della suocera di Pietro, di San Pietro, dove il Signore ha guarito la suocera di Pietro. E a Cafarnao sono avvenuti tanti episodi, tante guarigioni, tra cui c'è anche questa della guarigione del paralitico. Ecco, noi oggi vogliamo pregare per tutte quelle persone che magari sono rimaste paralizzate nel cammino, si sono fermate, magari hanno ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, hanno ricevuto il battesimo, hanno ricevuto i sacramenti dell'Eucarestia, la cresima, hanno celebrato matrimoni, hanno celebrato un tempo di grazia, ma poi si sono arenati, si sono un po' rattrappiti, inariditi. E Gesù compie come primo miracolo questa guarigione di questo paralitico, di quelle persone che si fermano o che la vita li ha fermate o che relazioni sbagliate le ha fermate. E la prima guarigione che Gesù compie la compie a livello interiore, spirituale. Sicché, vedendosi questo paralitico dinanzi, vedendo la grande fede di questi uomini che, non potendo entrare per vie ordinarie, la casa era piena, portarono tante persone, c'erano tante persone, non potendo portarglielo davanti perché c'era la folla, che cosa fanno? Scoperchiano il tetto. A proposito, oggi abbiamo avuto la firma anche da parte dell'arcivescovo e delle cose, e quindi possiamo procedere per sistemare il tetto della nostra chiesa. E scoperchia nel tetto, trovano cioè una strada che non è quella ordinaria. La strada ordinaria è entrare per la porta, straordinariamente si può entrare per una finestra, ma rompere il tetto significa distruggere la casa. E Gesù premia la fede di queste persone, queste quattro persone, che intuiscono che l'unica guarigione per quel paralitico era portarlo ai piedi di Gesù, dinanzi a Gesù. Noi tante volte cerchiamo di sistemare situazioni, però guardate, tante volte alcune situazioni noi non le possiamo sistemare, le deve sistemare il Signore. E noi gliele dobbiamo portare ai suoi piedi. E queste quattro persone esercitano un ministero, un servizio che è quello della intercessione. Cioè si mettono d'accordo, vi ricordate cosa dice Gesù? Dove due o più si mettono d'accordo sulla terra e chiederanno qualunque cosa al Padre mio nel mio nome, egli ve la concederà. Queste persone si mettono d'accordo e credono nella forza della preghiera, credono nel potente nome di Gesù e glielo portano davanti. Sicché Gesù vuole guarire quell'uomo, vista la fede di queste quattro persone. Chi sono queste quattro persone? Sono quattro sconosciuti che però sanno il fatto loro. Non gli interessa di essere riconosciuti, se non fosse stato per me il Signore non ti guariva. No, avevano a cuore quella guarigione. E anche il paralitico è uno sconosciuto, siamo noi. Quante volte tante persone ci hanno aiutato e ci hanno aiutato ad andare avanti quando altrimenti ci saremmo dovuti fermare. E quante persone insieme a noi,
Magari ci siamo messi ad aiutare persone che altrimenti si sarebbero bloccate nella vita. E questo il Signore lo vede e ci ricompensa, ci ascolta. E cosa dice Gesù quando si vede quel paralitico? Dice, cosa dice? Ti sono rimessi i peccati. Cioè, Gesù guarisce quella ferita. Oggi noi parliamo tante volte della guarigione interiore, delle guarigioni dei traumi, delle ferite che ci portiamo, di situazioni di paure, di spaventi che sono nati a causa di situazioni che noi non abbiamo saputo controllare e gestire e si sono scatenate delle malattie. Gesù guarisce la causa e poi guarisce anche le conseguenze, e lo fa provocando quelle persone che mormoravano contro Gesù. E dice: che cos'è più facile? Dire ti sono rimessi i peccati o dire alzati e cammina? Per voi che cos'è più facile? Vi rispondo io, così non dite, non diciamo stupidaggini, compreso me. Nessuno dei due, perché noi non possiamo né rimettere i peccati, il sacerdote lo può fare, ma lo fa Cristo attraverso i sacerdoti, lo fa Gesù che agisce nella Chiesa. Io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e la Trinità che agisce. Perché il sacerdote agisce in persona Cristi. Attenzione, chi è che può rimettere i peccati? Solo Dio, giusto? E Gesù dimostra di essere Dio subito, ma non solo, dimostra che nulla è impossibile a Dio, sicché dice al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Non gli dice alzati e cammina, gli dice di prendere il lettuccio. Significa: io ti ho guarito nel profondo da quelle che sono le situazioni che hanno causato la tua difficoltà, ma ora devi prendere con le tue mani quello che è anche il tuo problema che ti ha immobilizzato. Il lettuccio indica con quel letto, uletto e cataletto, già era il pronto per la morte quello. Allora prendi quella realtà di morte che ti ha bloccato, prenditi le tue responsabilità, risolviti i problemi e vai avanti, cammina. Ci sono situazioni dove noi chiudiamo, gli mettiamo la pietra, muriamo le porte, io là dentro non entro più, e abbiamo murato dentro persone, le abbiamo paralizzate, bloccate, o peggio ancora ci siamo murati dentro noi. In questi giorni ho sentito di quella persona che, stretta dalla necessità, aveva rubato e dice: oggi io non esco, basta, non esco più di casa. No, affronta con dignità quella dignità che ti è stata tolta anche per il gesto insano che hai fatto, chiedi aiuto e poi alla fine dico: vabbè, non puoi pagare, ti hanno, cerca aiuto con dignità. Il bisogno non è la malattia, la necessità non è vergogna, vergogne altre sono. E anche eroi quelli che hanno chiamato poi le forze dell'ordine per fare la denuncia, grandi eroi, gli potevano dire: senti, posa le cose là e vedi dove devi andare, anzi se hai bisogno te li pago io. Questo, il cristiano questo deve fare, che poi in tacassa da morto non è che ci portiamo tante cose, ci metteranno quattro tovaglie ricamate, ci metteranno, ma poi che ci portiamo? Non ci portiamo niente. E quindi se possiamo fare un bene ora li possiamo fare, poi non ne giungono i soldi da banna, non ci serve niente. Alla fine il bene se lo possiamo fare lo facciamo, certo in altri contesti, da noi nei nostri contesti ancora c'è grande umanità. Quando c'è una persona che ha bisogno, manco gli facciamo aprire la bocca, se lo sappiamo, se ce ne accorgiamo, ecco, il Signore ci deve dare questa grazia, condividiamo quello che c'è per tutti. Quello che c'è per tutti, e questo noi sappiamo farlo, per grazia di Dio, nelle nostre piccole comunità ancora questa attenzione bella c'è e dobbiamo conservarla, di accorgerci delle persone che Dio ci mette accanto, e casomai alcune persone non le conosciamo, dobbiamo avere la sfrontatezza di farci conoscere, di dire: io ci sono, se lei ha bisogno sappia che per quello che c'è, ce n'è per tutti. Ecco, avere questo coraggio, perché ci sono delle persone che magari anche nel nostro territorio parrocchiale non li conosciamo, è vero,
Con alcuni ci conosciamo da sempre, con altri che non ci conosciamo. Cerchiamo, ecco, questo segno di accoglienza, portiamoli a Gesù, portiamoli al cuore di Gesù. E quell'uomo subito prese la sua barella, si alzò, prese il suo lettuccio sotto gli occhi di tutti e se ne andò. Alla fine quella persona ha incontrato Gesù e prende la sua strada. Quando noi incontriamo Gesù, ognuno di noi deve prendere la sua strada. Non è che dice, vabbè, sei guarito, ora tu rimani qua con me. E Gesù magari dice, adesso rimani con me, così ti porto ovunque vado, gli dico, questo era paralizzato, io sono stato bravo e l'ho guarito. Così mi fanno tutti gli applausi. Così ha fatto Gesù. No, Gesù ci sgancia, ci libera. Anche noi quando facciamo un bene, dobbiamo andare per la nostra strada. Io immagino quest'uomo che ringrazia anche quelli che l'hanno portato da Gesù, ma poi, sì, grazie che mi hai aiutato, grazie che mi avete aiutato, ma poi deve camminare con i suoi piedi, deve fare la sua strada. Noi tante volte incontriamo tante persone alle quali facciamo del bene o che ci hanno fatto del bene, ma poi non possiamo rimanere legati, ostaggio col guinzaglio, gli uni con gli altri, liberi, perché Gesù ci libera. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo non abbiamo mai visto nulla di simile. Alla fine, veramente, ci sono cose meravigliose che il Signore ci fa vedere. E noi vogliamo chiedere al Signore di compiere meraviglie nella nostra vita per poter dire anche noi non abbiamo mai visto nulla di simile. Ormai non ci scantiamo. Come si dice, non ci scandalizziamo di niente. Abbiamo visto tante cose negative, ma anche tante cose belle che il Signore ci ha fatto vedere. Chiediamo al Signore che ci faccia vedere meraviglie ancora più grandi. Meraviglie più grandi. Chiediamolo al Signore per la nostra comunità, per tutte quelle persone che attraverso di noi oggi vengono portate ai piedi dell'altare dove c'è Gesù, perché il Signore intervenga nella loro vita. E allora mettiamo un'intenzione ciascuno ai piedi di quest'altare perché il Signore benedica ognuno di noi e ci premi con grande generosità per la fiducia, per l'amore grande che abbiamo verso gli altri, per la benevolenza che usiamo verso quelle persone che Lui ci mette accanto, perché Lui ci usi misericordia e ci faccia vedere meraviglie e ci conceda benedizioni e celesti favori. Amen.